Bella a tutti ragazzi, qui è Cipolla e bentornati nell'ultimo episodio di Dying Light. Ragazzi, lo sto riprendendo subito direttamente da dove avevo finito l'ultimo episodio. Non ho smesso di registrare, insomma, e ci eravamo lasciati qui, come potete vedere. Vi chiedo scusa se nell'ultimo episodio non ho fatto altro che dirigermi da un punto A a un punto B, ma comunque, ok, qui dà sempre il testo che aveva già dato pure prima. E siamo nell'ultimo episodio di Dying Light, raga. Ok. Confronta Alice in cima all'edificio. No, aspetta. Non mi dire che il finale, che quando uccidiamo Raiz è come quando uccidiamo Vass in Far Cry 3, perché... Dai, non mi cadere proprio qui in basso, Dying Light. Non mi cadere qui in basso, gioco. Ok. Sembra che adesso ci siamo ripresi un attimino. Di lì vedo un Mr. Jack. Ah no, è un uomo di Raiz. Ah no, è uno zombie uomo di Raiz. Perfetto. Ci avessi azzeccato una volta, vabbè. Riprendiamoci tutto il fiato e ok. Oh cazzo, che diavolo. Sapevo che non avresti resistito, cari. Sta zitto, non voglio ascoltarti. Cosa? Ascoltarmi? Che bella idea. Ok. Ecco, molto meglio. Le battaglie di un re vanno accompagnate dalla musica di un'orchestra. Eccoli, gli strumenti della mia volontà. What the fuck? Che cazzo succede? No, 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 siete troppi. No. Che cazzo? No, 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 porca puttana. No. Ok, sono leggermente in troppi, raga. Fermi tutti. Facciamo prima fuori sti contagiati di merda. Ok, ho capito come funziona qui la storia. No. Ok. Scusate se parlo poco, raga, ma me sto concentrando. Guardate in quanti cazzo sono. Manco posso usare rampino, raga. No, tacci vostra. No. Che culo. Ok, qui forse Mr. Demolitore non ci può entrare. Ho appena detto una cazzata abnorme, perché ci è appena entrato. Però perlomeno abbiamo molti più ripari. Ma sti contagiati non finiscono più. Oh, Dio buono. No, mi sa che, raga, spawnano tipo all'infinito. Quanto la odio sta cosa nei videogiochi, vabbè. Spawnano all'infinito fino a quando... porca puttana, ma... Dai, raga, non è possibile. Spawnano all'infinito. Ma se io vado tipo per di qua? Ok. Ok, perfetto, raga. Sì, mi sono appena accorto che lì... Crane, corri. Voi schiavi siete bravi a scappare. Corri. Merda. Merda. Ok, perfetto. No, no. Che culo. Ah, che schifo. No.
Cazzo. Ok, raga, perfetto. L'obiettivo... No! 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 Volatili notturni, perché io li chiamo volatili, ancora lo devo capire. Porca puttana, no. No, 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 io scherzavo. No. Ok, sono morto come un coglione, perfetto. Comunque, raga, mi ero fossilizzato lì in quel punto, in realtà non avevo capito che dovevo scappare. Questo è perché non leggo mai gli obiettivi. Esci dalle fogne, ok. Dovevo scappare, non combattere. Io pensavo che ero rinchiuso là dentro. No! No! Ok, sono un emerito coglione, lo so. Ok. Stavolta cerchiamo di sbrigarci un pochino di più. Vai, 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 vai. Vai, Crane, vai, Crane. Grande. Ok, perfetto, devo salire qua sopra, non l'ho fatto manco per il cazzo. No! Ci sono troppi volatili di merda, perché li chiamo volatili? Ancora lo devo capire. No, 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 no! Cosa cazzo era quel rumore di merda? No! Ok. Scusate se parlo poco, raga, mi sto concentrando come una merda, ma non serve perché continuo a morire come un demente. No, 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 no. No, 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 no. Minchia, no, no. Io scherzavo. Io scherzavo. E vaffanculo, però non è possibile che continui a morire così. Ok, si possono scavalcare ufficialmente i notturni. Fantastico. Questo sì che è una buona notizia. Cazzo, ok, ce l'ho fatta finalmente a superare quel punto di merda. Stammi alla larga, stammi alla larga. Merda, merda. No, 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 no. Ok, si stanno tutti suicidando, fantastico. Minchia, raga. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo andare da Raiz. Ok. Questa a me mi sembra tanto un'arena. Inseguimento schivato. Forse tu sei un... Sì, sono morto tipo 800 miliardi di volte, però vabbè. Mi è andata una cosa nell'occhio. Accetta un'offerta regale. What the fuck? Cos'è sta roba? Tu non puoi uccidermi. Non puoi sconfiggermi.
alcol. Non puoi neanche raggiungermi. Tu sei morto, vero? Cos'è che esplode? Non capisco. Vabbè, proseguiamo. No, questa non è un'arena. No, perché fai così? Ok. Non possiamo usare il rampino. Se siamo sfiniti non possiamo usare il rampino, mi pare giusto. Vai di qui. Yes. Una volta arriva di qua, andiamo di qua. Dai. Questo cos'è? Un ascensore? Credo di sì, ma... come facciamo ad arrampicarci? Ok, non così. Semplicemente andiamo di qui e spingiamo il bottone, ovvio, se è un ascensore. Permettimi di offrirti un po' di accompagnamento. Sarebbe a dire? La musica della sofferenza, suonata dagli schiavi. Ideale per uno schiavo. Che fai, pipere il culo? Forza, dovrei più veloce. Maledizione! Mazza quanto stiamo alti qua, raga. Molto, molto alti. Ok, merda, sono troppi. Io non vi affronto. Tu vai di sotto. Ah, non vi affronto. Ok. Vabbè, voi non siete un problema. O almeno credo. Cazzo di musichetta, raga. Spero non sia protetta da copyright, perché... ok, si è frizzato il gioco. Ma questo, scusa, chi è? Crane. Hai Karim. Che saresti venuto. Mi hanno sparato. Che cazzo succede? Ecco, che ci si guadagna a cercare di sopravvivere. Rais ci ha traditi tutti. Vado di sopra, Karim. Salgo e ammazzo quel figlio di puttana con le mie stesse mani. Non... da questa parte abbiamo messo delle mine sui due piani sopra di noi. Attraverso il secondo blocco, più in alto che puoi. Poi torna indietro. Ed è morto. È morto Karim. Ok. Merda, dobbiamo fare un bel salto. Vai, fatti un bel volo. Ma si è frantumato ancora prima di arrivare giù, vabbè. Karim è riuscito ad avvertirti, vero? Ha fatto bene a sparargli. Alcuni potrebbero pensare che non è sportivo prenderti di mira in questo modo. Ma esplodono. Ti preferivo quando non eri così fottutamente loquace. Ma la considero una sorta di pareggio dei conti. È un concetto che riesci a comprendere, vero? Ok, lì c'è una persona che non mi piace. Ciao. Mi stava ad aspettare? Stavo a preparare la festa. Sì, io esattamente come dovrei fare per andare di lì? Devo scendere di qua e poi fare così. Yes.
Grazie dell'appoggio morbido. No. No, 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 no. Merda. Ok. Merda. Siete leggermente tanti. Mimetizziamoci. Ok, abbiamo dei punti abilità. Sti zombie, ah raga, sti zombie che emanano il fumo, no? Mi fanno laggare un bordello il gioco. Ok. Fantastico. Ora possiamo proseguire per di qua e capire dove cazzo dobbiamo andare. No, vaffanculo, proprio adesso mi doveva finire la mimetizzazione. Porca di una puttana. Niente, mi tocca tornare indietro, fa così. Ok, proseguiamo per di qui. Se non avevo la mimetizzazione era molto difficile proseguire in sti casi. Ok, questa cosa è molto difficile da fare, ma noi l'abbiamo fatta lo stesso. Fantastico. Salve. Salve, Boom Bloomer, come cazzo ti chiami. No! Cosa è successo? Ok, facciamo... ci ha ripreso direttamente da qua. Facciamo così. Così. Ok. Ora. C'è un Todd qua sopra. Noi dobbiamo salire in alto, vero? Sì. Facciamo così. Così facciamo prima. Poi dobbiamo fare così. Yes. E poi vede qua. No. No, no! Perché è successo ciò? Ok, perché dobbiamo prenderlo da di qua. Fantastico. Arrampichiamoci sempre più su, regà, sempre più in cima. Wow! Wow, wow, wow! Eh sì, abbastanza, sono morto circa 800 volte. Permettimi di contribuire al tuo dolore. Ma arriviamo sopra e non c'è sta, guarda, eh. Sicuro proprio. Ah, dobbiamo andare per di là. Ciao. Ciao ciao. Ok, poi la scala sta di qua. Cerchiamo di non farci prendere da quello che ci dire i sassi, perché ci può prendere fino a qua sopra. Ok. Il voto decisivo spetta. Oh. No. No, 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 no. Ok.
Cazzo, no. No, merda. Cazzo, non ho fatto in tempo. Ma se ho corso con tutte le... Ok, bisogna correre ancora di più a quanto pare. No. E che cazzo. Il voto decisivo aspetta. Considerati espulso. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Minchia, che botto. No. Lì c'è il demolitore, regà. Ok, non mi importa neanche più quello che cazzo sta di Raiz, perché lì c'è sta un cazzo di demolitore che ci potrebbe tirare dei sassi e farci cadere a piombo per 300 metri di altezza. Considerati un membro di un club esclusivo. Dove sei nascosto, stronzo? Purtroppo per te è un club che intendo sciogliere. Ok. Ok, cerchiamo di non cadere qua. Tu sei morto, vero? Ok, anche se non lo eri, ora lo sei. No, ok. Hai saltato tipo male. No, 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 che cazzo è successo? Vabbè, facciamo la vecchia maniera che... Non ci possiamo sbagliare. Ora abbiamo dei punti abilità da spendere, ma veramente? Livello di forza. Vediamo un po'. Picchiatore, mulino a vento. Questo qui che mi avete consigliato anche voi di sbloccarlo. Ok. Povero Crane, consumato dalle emozioni. Ossessionato dal bisogno di vendicarsi. Hai ucciso Jade tu in finale. Odio. Certe sensazioni rendono deboli. Dove cazzo sei? Ok. La vera sfida, regà, per uccidere sto cazzo di Race non è tanto battersi con lui quanto arrivare qui sopra. Siamo morti un miliardo di volte. Ciao. Così ci ritroviamo. Il che vuol dire che questo non mi serve più. No. Con o senza quello, Suleiman, sei morto. Su, Crane. Non fare finta che non ti importi. Quante vite dipendono da questo disco? Centinaia? Migliaia? Forse miliardi? Ah! No, porca miseria. Ma io ho spinto A. Su una cosa hai ragione, Crane. Suleiman è morto. S. Cazzo, mi sono sbagliato. Ho spinto A invece che S. Sono un emerito deficiente. Su una cosa hai ragione, Crane. Suleiman è morto. Ok. È morto con suo fratello. In questa città. Di. Ok. Tu non sei nemmeno di qui. Tu non sai cosa significhi soffrire. Madonna. Ah, no, porca miseria, ho premuto S, raga. Questi quick time event è morto con suo fratello in questa città. Sono una pippa. Tu non sei nemmeno di qui. Tu non sai cosa significhi soffrire. Dai. No! Cazzo, ho premuto D di nuovo. Te lo insegnerò io. Ok. Soffrirai con me. No, 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 no. Stiamo sempre attenti, regà, perché questo potrebbe... Sì, forza, non puoi resistere. Fallo,
Non mi opporrò, proprio come hai ucciso Tahir. Fallo! Vaffanculo, stronzo. Vuoi che detti io le regole? Ecco la regola numero uno. Passerai il resto della tua vita del cazzo a soffrire. Aia, aia. Non lasciarmi così, Crane. Dimostra di essere un vero uomo. Cazzo, chiudi quella bocca di merda. Grande Crane. Lo adoro troppo, sto personaggio. Ci saresti te? No! Pazzesco con quale rapidità le situazioni si possono ribaltare. Se fossi stato intrappolato alla rana, questa ferita mi avrebbe ucciso. Ma ora tu sei appeso tra la vita e la morte. Mentre il GR è in attesa di portare me all'ospedale, ti do l'onore di decidere il tuo destino. Dammi il disco, così ci sarà almeno una possibilità che Arran sopravviva. Fai modo che la tua morte sia indolore. Oppure continua a combattere e condanna la tua città a perire con te. Ok, a dove? Cazzo, FFF. Wow. Che te ne pare della mia decisione, stronzo? Wow. Mamma mia, che finalone, regà. Che finalone. Dai. Il famoso file finalmente è nostro e Raiz finalmente è morto, regà. E quelli sono il GRE, da quanto ho capito. Che cosa volete? Raiz ci ha già detto di avere i dati dello scienziato morto. Ci interessa solo la cura. Vi stiamo offrendo una chance. Trova il resto dei dati e vieni con noi. Mi vengono in mente un sacco di motivi per mandarvi a fanculo, ma facciamo finta un attimo che non mi crediate stupido. Mi serve la cura. È qui, in città, da qualche parte. Di certo, non farete stronzate in stile ministero. Crane, ma te ne fotte davvero qualcosa di questa gente? Non sei uno di loro. È solo un lavoro per te. Non più, mi farò sentire quando avrò deciso che cosa fare. Ok. Sono Card. Sì, la sento. Che c'è, dottore? L'analisi dei campioni di tessuto si è conclusa. E i risultati sono... Beh, dire fenomenali sarebbe poco. Crane, se recupera i dati di Zer, una cura è sicuramente possibile. Va bene. Ne parliamo quando ci rivediamo. Che parla. Conoscete la procedura. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. E si conclude così Dying Light, regà. Io spero che questa serie vi sia piaciuta. Avevo detto lo scorso episodio che speravo che praticamente il gioco, cioè questo episodio non durasse tipo 40 minuti, alla fine è durato tipo mezz'ora, però vabbè. Anche 35 minuti credo. Comunque, io spero che, regà, questa serie vi sia piaciuta. Se è così, potete dimostrarlo con un bel mi piace. Commentate qua sotto anche per farmi sapere se volete, regà, che faccio il DLC. Ma comunque io vi ricordo che andando sulla mia pagina Facebook potete rimanere aggiornati sul se la farò o meno. Quindi andate giù in descrizione e andate a mettere mi piace alla mia pagina Facebook per rimanere aggiornati anche su tutte le mie attività in generale.
Che dire, regà, questo gioco è stato un gioco fenomenale. Aspettatevi anche il video Parliamone, che sarà la mia recensione su questo gioco, recensione tra virgolette perché io non la considero tale, ma comunque sarà a tutti gli effetti una recensione. Io vorrei ringraziare tutti questi ragazzi che vedete, tutti questi nomi che stanno scorrendo, per avermi regalato questa esperienza videoludica, una delle migliori che abbia mai avuto. Veramente Dying Light è un gioco fenomenale, regà, è veramente un gioco molto 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 figo che io amo tantissimo. In ogni caso, ripeto, commentate qua sotto per farmi sapere se questa serie vi sia piaciuta, commentate anche per farmi sapere se ci sono degli altri giochi che volete che porti sul canale. Io non ho nient'altro da dirvi, regà, è stato un onore per me completare questo gioco insieme a voi. Scusate se durante la serie ci sono stati dei problemi svariati inerenti comunque alla performance del mio PC, svariati cali di FPS, parti di video che mancavano, parti di video che si erano danneggiate, tutti questi problemi qua, ma comunque spero che adesso che mi faccio il nuovo PC questi problemi non si verifichino più. In ogni caso, regà, io vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata. Noi se becchiamo, raga, vi lascio alla continuazione dello scorrimento dei titoli di fondo e noi se becchiamo al prossimo episodio, perché questo appunto era l'ultimo episodio, ma comunque ad un prossimo video, ad un prossimo gameplay. Bella a tutti, raga.